Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia di Artist Divination e oggi sono qui con le previsioni d'amore per il mese di dicembre. Oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diverse copertine di libri per bambini della casa editrice Lady Bird e anche da tre cristalli. Per la lettura numero 1 abbiamo le favole di Esopo e abbiamo un occhio di tigre. Per la lettura numero 2 abbiamo il saggio Pettirosso e un diaspro rosso, e per la lettura numero 3 abbiamo In treno con lo zio Mac e un'ossidiana nera. Mi raccomando, centratevi e radicatevi bene, chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi, allontanate i pensieri dalla mente e poi, quando siete pronti con i vostri temperi, aprite gli occhi e scegliete la copertina o il cristallo che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete andare velocemente a guardare e ad ascoltare la vostra lettura utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo infine brevemente, per chi fosse interessato a fare un consulto con me, per chi volesse consultarmi prima della fine dell'anno per vedere cosa succederà nell'anno nuovo, che i consulti si possono prenotare attraverso il mio sito www.theartistodivination.com. Lì troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno riguardo ai consulti. E questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, grazie sempre per i vostri bellissimi commenti, per i vostri like. Noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Buona lettura e buon mese di dicembre. Ed eccoci qui con la prima lettura dedicata all'amore per il mese di dicembre, quella contrassegnata dalle favole di Esopo o dall'occhio di tigre. Oggi utilizzerò principalmente i tarocchi. Questo primo messaggio sarà per tutti. Andremo a vedere come sarà in generale l'energia che riguarda l'amore durante questo mese. Poi darò in ordine prima un messaggio per i single, poi un messaggio per chi è già in una relazione e infine un messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o clandestina. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Allora, qui abbiamo un 6 di bastoni, un 5 di bastoni e la forza. Dunque, il messaggio generale riguardo all'amore per tutti è quello di essere forti questo mese. Rimanete centrati. Con un 6 di bastoni avete il potenziale di essere vittoriosi. Quindi se in questo mese avete la sensazione di avere bisogno di più attenzioni o avete la sensazione che qualcuno vi stia mancando di rispetto o che qualcuno non si stia comportando bene, avete la sensazione di avere ragione rispetto a un qualcosa della vostra vita affettiva, se mantenete in un certo senso la vostra posizione, chiaramente dovete essere obiettivamente in buona fede e con le migliori intenzioni, se mantenete la vostra posizione c'è il potenziale di uscirne vittoriosi. Chiaramente vittoriosi è un parolone, in amore nessuno è vincitore, nessuno è vinto. Però in questo mese, se ci tenete moltissimo a un qualcosa, avete le carte in regola per ottenere quello che volete. Soprattutto con un 5 di bastoni al centro, se vi trovate ad affrontare un conflitto, un litigio, un momento di tensione e avete la sensazione di non essere visti, di non essere riconosciuti, di essere poco rispettati, se mantenete il punto della situazione in modo equilibrato, potete ottenere quello di cui avete bisogno. Andiamo a vedere ora questo messaggio come si collega con gli altri. Andiamo a vedere prima per i single. Allora, abbiamo qui un 9 di denari, un 2 di spade e un 9 di spade. Il messaggio in generale per i single è 9 di denari. Siete forti, siete liberi, siete indipendenti e dovete rimanere in questa energia. Questi rumori che sentite sono i tuoni, sta diluviando da giorni. Allora, è importante che rimaniate in questa energia. Queste carte sono molto particolari. Qui c'è una donna che ha la testa d'orso e ha nelle mani un falco. È una carta, quella del 9 di denari, di, in un certo senso, di forza, di equilibrio, di determinazione. Quindi siete in un'energia molto bella. Quindi non mi stupirei se molti di voi fossero contenti anche di essere single. E queste carte vi dicono
di accettare nel mese di dicembre, di accettare con gioia e convinzione questa energia. Due di spade, non entrate in crisi, probabilmente in prossimità delle feste, non entrate in crisi. Non cercate di fare dei compromessi che non vi stanno bene pur di ottenere un qualcosa magari nella vostra vita affettiva che in realtà non vi porta felicità ma è soltanto un compromesso. In un certo senso con un 2 di spade e un 9 di spade dovete tenere a bada i pensieri. Quello che ci dicono queste carte è che in questo momento, non sto dicendo sempre, in questo momento, nel mese di dicembre, state bene da soli, avete un'energia forte, equilibrata, un'energia molto bella, un'energia che vi permette di realizzare quello che volete. C'è un senso molto forte qui di libertà ed è come se doveste nel mese di dicembre essere contenti di questo stato delle cose. In questo momento non avete bisogno di altro, anche perché io non vedo arrivare una persona speciale, quindi qualsiasi altra cosa, qualsiasi alternativa all'essere single, liberi e indipendenti, sarebbe un compromesso che non fa bene per voi. Lo so che non era il messaggio che volevate sentirvi dire, però in realtà le carte sono molto belle, le carte vi stanno dicendo non vi fate prendere dall'ansia nel mese rispetto all'amore nel mese di dicembre perché non ne avete bisogno. Perché in realtà se vi guardate dentro state benissimo da soli in questo mese di dicembre, vi sentite anche completi da soli. E probabilmente con un 9 di denari avete anche dei progetti su cui focalizzarvi. Quindi qualsiasi altra cosa che non è quella di cui avete bisogno, non è quella che desiderate, sarebbe un inutile compromesso. Spero che questo messaggio vi sia utile. Andiamo ora a vedere il messaggio per chi si trova in una relazione. Allora abbiamo un 6 di denari, gli amanti e la temperanza. Dunque l'energia tra di voi e la persona amata, la persona con cui state, in realtà è molto bella, è molto bella. Probabilmente nel mese di dicembre ci saranno anche delle scelte da fare, magari come passare il tempo insieme, come stare insieme. Però siete entrambi, sia voi che l'altra persona, in un'energia molto generosa. Direi anzi che l'altra persona è molto generosa con voi, perché si trova nell'energia del 6 di denari. Voi siete in un'energia un po' di recupero. Temperanza, carta di guarigione per eccellenza. State un po' magari recuperando le energie nel mese di dicembre. E mi viene da darvi questo consiglio: evitate conflitti, evitate tensioni, non ne avete bisogno perché in realtà il vostro partner o la vostra partner vi vuole bene, mi viene da dire questo, vi vuole bene e in un certo senso è disposta o è disposto a darvi quello di cui avete bisogno. Qualsiasi tensione, qualsiasi conflitto, questi sono dei tuoni, sta diluviando da giorni, qualsiasi tensione, qualsiasi conflitto trovate un punto di incontro. Non vi sfogate sul partner, perché con questa forza e questa temperanza io ho la sensazione che voi state lavorando dentro di voi su delle questioni personali e il partner in realtà non c'entra molto con quello che sta succedendo dentro di voi. Quindi in un certo senso è come se doveste essere pazienti nei confronti dell'altro, anche se vi sentite fortemente suscettibili, anche se vi sentite i nervi a fior di pelle, anche se siete stanchi. Secondo me l'altro sta facendo il possibile per venirvi incontro. Mi raccomando, il mese di dicembre è un mese di punti d'incontro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Andiamo ora a vedere per chi si trova in una situazione ambigua. Allora, la morte, l'otto di bastoni e il 5 di denari, messaggi, messaggi e messaggi, tante comunicazioni tra voi e l'altra persona. Non mi fa impazzire l'energia della persona con cui avete a che fare. Mi sembra, adesso io esagero, ma mi sembra un po' spietata l'energia della persona con cui avete a che fare. Come se fosse una persona un po' disposta a fare di tutto per ottenere quello che vuole. La sento pungente, vi direi anche di non avere conversazioni e litigi con l'altra persona perché l'altra persona sa come ferire. E se avete la sensazione che l'altra persona vi ferisce apposta, io vi consiglio di trovare la forza dentro di voi e di allontanarvi da questa persona, perché questa persona rischia in modo spiacevole di vincere, come se fosse molto brava ad avere la meglio.
Anche perché la sento molto spietata e non avete bisogno di questo il mese di dicembre. Rischiate altrimenti 5 di denari di trovarvi come questo panda, come questa strana donna panda all'interno di uno zoo, senza vedere, con poco accesso, diciamo, alla natura. Poi continuo a guardare questo otto di bastoni che è fantastico, che in realtà è una tartaruga, è un uomo che corre con la testa da tartaruga. Questa figura corre e ho la sensazione che un po' è quello che vi serve fare in questo momento, allontanarvi da questa persona. Interessante perché qui l'altra persona la sento proprio come se fosse questo personaggio della morte. E questi siete voi, secondo io vi consiglierei proprio di, se questa persona è così spietata e ha un modo di fare così tagliente e definitivo, vi consiglierei in un certo senso di darvi la gambe per preservare la vostra energia. Che non mi piace molto l'energia dell'altra persona, per cui se l'altra persona incomincia a fare giochetti, incomincia a dire cattiverie, incomincia a manipolarvi, ecco, per evitare di finire nell'energia del 5 di denari, mi raccomando, evitate litigi, evitate discussioni con questa persona e se questa persona è particolarmente spietata, vi consiglierei anche di allontanarvi. Lo so che non era quello che volevate sentirvi dire a dicembre, però siamo qui per dire la verità e siamo qui anche per aiutarci. Spero che questa lettura vi sia utile, io vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo. Ed eccoci qui con la seconda lettura dedicata all'amore per il mese dicembre, quella contrassegnata dal saggio pettirosso, la copertina e dal diaspro rosso, quindi primo chakra, qui c'è un'attenzione al primo chakra. Allora, per chi è nuovo, qui abbiamo un messaggio per tutti, quindi andiamo a vedere come sarà in generale l'energia riguardo all'amore per il mese di dicembre per voi. Poi darò in ordine un messaggio per i single, poi un messaggio per chi si trova già in una relazione, per chi è in coppia, e poi infine un terzo messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o clandestina. Allora, qui abbiamo una temperanza capovolta, interessante perché io controllo sempre le carte, un due di bastoni e un re di spade. Allora, un messaggio per tutti, attenzione nel mese di dicembre a non fare dei passi indietro nel vostro percorso di guarigione, perché rischiate con questa temperanza a testa in giù, rischiate di bloccare il vostro processo di guarigione. Magari siete dei single e fate dei passi indietro e ripensate al passato, ripensate a un ex, invece di andare avanti e invece di pensare a un qualcuno di nuovo, invece di pensare a come incontrare qualcuno di nuovo. Magari siete in una relazione e tornate indietro e affrontate dei discorsi già stra affrontati con il vostro partner, quindi evitate di fare dei passi indietro. Non avete bisogno di ripensare a cose già metabolizzate, non avete bisogno di tirare fuori fantasmi dall'armadio, non avete bisogno neanche di ritirare fuori discussioni spiacevoli se sono state già affrontate un miliardo di volte. Vi viene chiesto di essere anche un po' razionali nel mese di dicembre. Siate un po' razionali. L'energia del re di spade va utilizzata a vostro vantaggio. Siate razionalmente produttivi, evitate di ritornare su cose che non vi fanno bene psicologicamente. E qualsiasi discorso vi troviate ad affrontare nel mese di dicembre, mi raccomando, un sano distacco, una sana razionalità vi può aiutare. Si tratta anche di essere giusti, nel mese di dicembre in amore. Come se ci fosse qui il bisogno di non sbrodolare, di non dire più del dovuto, di non rinfacciare troppe cose all'altro, di non accusare troppo l'altra persona, c'è bisogno anche di prendersi un po' le proprie responsabilità. Questa in generale è l'energia del mese di dicembre. Andiamo a vedere ora i singoli messaggi. I singoli messaggi nel senso del messaggio per i single. Allora, qui abbiamo un tre di denari, un paggio di coppe e un diavolo. Ve la dico così. Attenzione a non fare compromessi con il diavolo nel mese di dicembre. Dicembre è il mese delle feste e molte persone spesso si sentono nostalgiche. Vi direi questo, non tirate fuori un diavolo sepolto nel mese di dicembre, non cercate compromessi col diavolo. Se qualcuno dal vostro passato si fa vivo per fargli auguri
o per vedervi proprio sotto le feste, magari perché questa persona si sente nostalgica o pensa al passato, mi raccomando, non fate compromessi con il diavolo. Diavolo, adesso io lo dico scherzosamente, nel senso non fate compromessi con una persona o non date troppa energia o troppa attenzione a una persona del vostro passato che magari non si è comportata bene o con cui avete già chiuso. Guardando questa carta ho proprio la sensazione che qui c'è questo pesce che salta fuori dalla coppa. Ecco, chiudete questa coppa, non fate saltare fuori niente dalla coppa, non disperdete energia amorosa. E se avete dei momenti di debolezza, di fragilità, magari avete ripensato al passato, vi ripeto perché ci sono le feste, provate invece a concentrarvi sulle cose positive della vostra vita. Provate anche a ricordarvi del perché magari avete chiuso con determinate persone, provate a ricordarvi quello di cui avete bisogno. Non dovete per forza, questa è la carta del 3 di denari, che è una carta del gioco di squadra, non dovete per forza fare un gioco di squadra con delle persone che non vi fanno bene, eh? Quindi queste carte, in un certo senso poi il diavolo è tutto ciò che è tossico, no? Queste carte vi dicono di evitare di fare compromessi con ciò che è tossico, non ne avete bisogno. Entrate in un'energia più razionale. Datevi delle motivazioni per non far rientrare una persona nella vita, se è stata, se il rapporto. Questi sono tuoni, lampi, di tutto di più. Piove in un modo assurdo da giorni. Dicevo, non fate compromessi e non lasciate entrare persone che avete già lasciato andare perché avevano un comportamento molto tossico, eh? Perché qui con un diavolo rischiate di imprigionarvi di nuovo. Lo so, non era il messaggio che volevate sentirvi dire, però era sicuramente qui un messaggio importante. Del resto noi siamo qui per dirci la verità, anche le verità scomode, per aiutarci ad andare in una direzione più sana e più felice. Andiamo ora a vedere il messaggio per chi è già in una relazione. Ah, una torre capovolta, un otto di denari e un asso di coppe capovolto. Allora, questa è la pila un po'... il gruppo, non la pila. È il gruppo un po' complicato del mese di dicembre, ma non disperate. Le carte ci mostrano quella che è l'energia sul momento presente, che non significa che sarà sempre così. Però se vi vedono andare in una direzione vi danno subito un consiglio per evitare di far peggiorare le cose, per farvi in un certo senso prendere una direzione migliore per voi. Di nuovo, qui c'è da lavorare in questo rapporto. 8 di denari, c'è da lavorare. C'è da lavorare. Ci sono dei dettagli su cui bisogna lavorare in questo rapporto. Allora, vi vedo un po' disincantati. Questa è la vostra energia, questa è l'energia del vostro partner. Asso di coppe capovolto, siete un po' disincantati in questo momento. Forse siete un po' disinnamorati o disillusi. Questa coppa va ribaltata. Dovete ritrovare nel mese di dicembre dei motivi per amare l'altro, per stare con l'altro. Ci sono delle cose positive nella vostra relazione? Ci sono delle cose positive nella persona con cui state? Perché se rispondete di no a queste domande, mi viene spontaneo chiedervi perché state con la persona con cui state. Se invece ci sono delle cose positive, ci sono ancora dei sentimenti, bisogna lavorarci su se ci sono delle cose che non vanno. Sicuramente la persona con cui state è complicata, con una torre capovolta o è una persona complicata, un po' testarda mi viene da dire, o un po' attaccata alle cose, un po' attaccata al passato, una persona che magari si trasforma poco, si mette poco in discussione, o è obiettivamente una persona che sta passando un momento molto difficile. Magari sono venute meno delle cose importanti nella vita di questa persona e questa persona sta resistendo al cambiamento. Quindi sicuramente non è un'energia facile, è un'energia abbastanza traumatica, quella che sta attraversando la persona con cui state. E anche per voi il consiglio è quello di essere molto razionali, quindi valutate in modo molto razionale, soppesate le cose in modo molto razionale, ne avete bisogno in questo momento. E cercate anche, visto che qui avevamo un due di bastoni, darvi degli obiettivi concreti rispetto a questa relazione, anche l'otto di denari, cioè ci sono delle cose su cui bisogna lavorare, soprattutto se all'interno della relazione avete problemi di tipo economico, magari di tipo lavorativo, uno di voi due non ha lavoro, le cose vanno affrontate giorno per giorno, a piccoli passi, in modo molto pratico, per evitare anche che, appunto,
i sentimenti vengano spazzati via, perché quando i problemi pratici, magari qualcuno è senza lavoro, non ci sono soldi, magari uno dei due è depresso e non si cura dei figli, per fare degli esempi, ecco, quando ci sono problemi così, poi anche i sentimenti rischiano di svanire del nulla. Quindi datevi degli obiettivi molto pratici e affrontate la situazione in modo razionale. Bisogna lavorare a piccoli passi su tutti gli aspetti di questa relazione. E mi viene da dire, visto che l'altro sta in un'energia così pesante, magari se c'è bisogno di un aiuto, io lo consiglio sempre, magari fare un po' di terapia, anche terapia di coppia, perché no? Lo dico perché c'è un'energia conflittuale. Chiaramente se solo analizzate voi, se questa è un'energia che dura così da tanto tempo, magari chiedere aiuto a qualcuno di esterno è utile. Se è solo a dicembre, magari lavorate in modo concreto sui piccoli problemi, affrontate le cose in modo concreto e poi a gennaio deciderete che cosa fare. Ultimo messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o non chiara. Ruota della fortuna capovolta, sacerdotessa e la giustizia. Allora, la persona con cui avete a che fare, anche qui sento un'energia un po' testarda, un po'... l'energia di chi non vuole modificare un qualcosa, secondo me di chi vi viene poco incontro. Potrebbe anche essere che la vita di questa persona sia molto bloccata, eh? Fate vostro il messaggio che sentite vostro, ma comunque c'è un blocco nella vita della persona con cui avete a che fare. Le cose non si smuovono, questa persona più di tanto non si smuove con voi. La sacerdotessa qui ci dice che ci sono dei segreti, ci sono dei misteri tra di voi, probabilmente ci sono cose non dette, magari anche bugie, in alcuni casi siete migliaia di persone. E questa carta della giustizia dalla parte vostra, sotto il re di spade, che è un'altra carta di grande giustizia, beh, questa combinazione di carte vi dice di analizzare molto bene la situazione con la persona con cui state, di soppesare bene i pro e i contro, perché ho la sensazione che i contro siano più dei pro, che ci siano più problemi che altri. Se questo è il vostro caso, se vi risuona questo messaggio, ecco, io vi direi di analizzare in modo giusto quello che sta succedendo, e se obiettivamente è da un po' che siete scontenti ed è da un po' che l'altro non fa grandi passi avanti o non vi viene incontro, forse è arrivato il momento di prendere una decisione di qualche tipo. Giustizia, è arrivato il momento di dare un verdetto finale, no? Di arrivare a una sentenza finale, quindi per capire se questa relazione obiettivamente può andare avanti o meno. Però vi direi di non accontentarvi se l'altra persona ha 2000 scuse, non vi dà abbastanza, non sta bene, o magari è bloccata in un'altra situazione e continua a mantenere più situazioni in ballo nello stesso momento. Ecco, analizzate in modo molto razionale i pro e i contro e nel mese di dicembre prendete una decisione, ne avete bisogno. Soprattutto se è una situazione infelice o poco felice, io vi consiglio di chiudere nell'anno 2021 tutto quello che non vi sta bene, così da riniziare nel nuovo anno nel migliore dei modi. Fatemi sapere nei commenti come vi sentite rispetto a questo messaggio, io chiaramente vi auguro tutto il meglio. Buon proseguimento! Ed eccoci qui con la terza lettura dedicata all'amore per il mese di dicembre. Per chi ha scelto Nel treno con lo zio Mac, questa copertina è l'ossidiana nera. Dunque, oggi utilizzeremo principalmente i tarocchi. Per chi è nuovo, io utilizzerò queste tre carte per dare un messaggio generale per tutti riguardo l'amore per dicembre, e poi darò un messaggio in ordine prima per i single, poi per chi è già in una relazione e poi per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua, clandestina. Allora, le carte per voi per dicembre sono il carro, l'otto di spade e la temperanza. Dunque, interessante, perché è come se il mese di dicembre vi desse una direzione a livello affettivo, a livello emotivo. Quindi qualunque sia la situazione, intanto il mese di dicembre è un mese in cui un blocco viene in qualche modo guarito con questa temperanza. Un qualcosa che non vi permetteva di andare avanti e che vi faceva sentire intrappolati finalmente viene guarito. È come se riuscisse a ritrovare una direzione perduta. Vediamo il messaggio per i single. Allora, per i single abbiamo un'imperatrice,
un 2 di spade e la morte. Dunque, single, in questo mese di dicembre vi ritrovate. Ritrovate la strada, ma ritrovate anche il piacere. Mi verrebbe da dirvi il piacere di stare al mondo, ritrovate piacere in voi stessi, ritrovate la vostra sensibilità, ma più che altro la vostra sensualità. A chi magari, questo è un messaggio per pochi di voi, a chi magari pensa di essere troppo vecchio per l'amore o pensa che sia passato troppo tempo, ho la sensazione che in questo mese di dicembre questo pregiudizio cambierà. Le incertezze riguardo la vostra bellezza, riguardo il vostro potenziale sensuale, riguardo il vostro potenziale in amore, cambia nel mese di dicembre. È come se riusciste in qualche modo a ridefinirvi, è come se riusciste finalmente a darvi un valore che avevate perso. La morte porta via l'energia di questo due di spade, porta via l'indecisione, porta via il dubbio, porta via tutti i pensieri ambigui e poco produttivi che avete nei confronti di voi stessi. Quindi non solo riscoprirete la direzione, ma avrete anche la sensazione di essere piacevolmente in controllo della vostra vita, degli aspetti più sensuali della vostra vita. E sicuramente con un'imperatrice così nel mese di dicembre, un mese che parla di feste, che parla di Natale, probabilmente sarà anche un mese in cui vi dedicherete ai piaceri della tavola, allo stare con gli altri, a prendervi cura degli altri. Però vi sentirete a vostro agio in queste vesti. E secondo me un mese per voi in cui vi sentirete di nuovo la vostra bellezza, vi sentirete belle, vi sentirete belli. Ho la sensazione che tra di voi ci sono persone che da tempo non si sentivano belle, che non si sentivano attraenti, che non si sentivano sensuali, che avevano la sensazione di non piacere agli altri. Ecco, finalmente questo pensiero negativo, questo pensiero che in qualche modo vi ha intrappolati fino adesso, si scioglierà. È molto potente avere qui una temperanza con una morte, perché si guarisce un qualcosa e si transita, ci si trasforma, si va altrove. L'immagine che io vedo in questo momento e che rappresenta bene il mese di dicembre per voi è quello di una farfalla. Qui c'è una trasformazione in atto, dal bruco diventate farfalle. Quindi secondo me dicembre sarà un po' l'inizio, una primavera per voi, una primavera della vostra vita affettiva, anche se magari può non sembrarvi così apparentemente. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere il messaggio per chi è in una relazione. Allora, qui abbiamo 4 di spade, un 6 di coppe e una regina di coppe. Grande affetto tra di voi e la persona con cui state. C'è tanto passato piacevolmente condiviso tra di voi. Tanti bei momenti. Potrebbe essere un mese nostalgico, un mese nostalgico, perché secondo me la persona con cui state non è in una bella energia. O è un po' depressa, o è molto stanca, c'è un qualcosa qui che mi fa pensare che è un po' consumata la persona con cui avete a che fare e probabilmente in questo momento non ha una direzione di vita. Voi siete invece in un'energia molto più, quella della regina di coppe, un'energia molto più sensibile, intuitiva, delicata. Siete un po' un balsamo per l'anima, per questa persona, per la persona con cui state. Avete la capacità nel mese di dicembre di dare un po' di speranza e di dare un po' di conforto alla persona con cui state. Avete un po' il potere dei guaritori nel mese di dicembre e potete, sì, dare conforto all'altro e secondo me darete conforto all'altro. Darete un po' la sensazione all'altra persona che non tutto è perduto. C'è sempre modo di migliorare le situazioni. La vostra sensibilità è grande nel mese di dicembre ed è un qualcosa che un po' va messa al servizio degli altri. Andiamo ora a vedere il messaggio per chi è in una situazione non chiara, ambigua, non definita. Sei di spade, gli amanti e il 10 di spade. Allora, c'è qualche scelta importante da fare nel mese di dicembre in relazione alla persona che vi interessa, che vi piace. Verrà fatta una scelta importante. Allora,
Si chiude un capitolo. Ora siete migliaia di persone, quindi il fatto che si chiude un capitolo può vuol dire diverse cose. Alcuni di voi lasceranno questa relazione. Comunque inevitabilmente la relazione si chiuderà e potrebbe essere che sia l'altra persona a lasciare la relazione con un 6 di spade. Chiaramente non ve la prendete con me, ambasciatore non porta pena. Però è quello che vedo, il 6 di spade è la carta del lasciare andare e rappresenta l'energia dell'altra persona. Potrebbe essere che l'altra persona si allontani o decida di chiudere la relazione e il 10 di spade ci dice che si chiude un ciclo per voi. E a volte il 10 di spade può indicare un senso di tradimento, no? Qui c'è un uomo più che morto, trafitto da 10 spade, quindi accoltellato più volte alle spalle, quindi potrebbe essere che vi sentiate traditi dall'altra persona, quindi o l'altra persona lascia, chiude questo rapporto e voi avete la sensazione di avere le mani legate, che non potete fare niente, o comunque l'altra persona si allontana o fa un qualcosa che vi fa sentire traditi. Quindi secondo me ci sarà una scelta importante che condizionerà la relazione nel mese di dicembre. Quello che mi piace sicuramente è che anche per voi abbiamo questa temperanza sopra il 10 di spade, quindi questa chiusura di un ciclo, questa chiusura di questa relazione in qualche modo inizia un processo di guarigione. Quindi è un qualcosa di inevitabile ma che porterà sicuramente dei frutti positivi sul lungo termine, anche se magari adesso non lo vedete nel mese di dicembre. Fatemi sapere come vi sentite rispetto a questa lettura, io chiaramente vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo, buon mese di dicembre.